Mercoledì 4 maggio al Palazzo dei Sette di Orvieto si è svolto il convegno Donne Politica. L'incontro, l'ultimo, rientra nel progetto più ampio dell'associazione culturale Il Filo di Eloisa, denominato per una cittadinanza attiva delle donne. A coordinare le relatrici Laura Ricci, direttore di Orvieto News. Sono intervenute Alessandra Bocchetti, che ha parlato della presenza civilizzatrice delle donne, indispensabile per un miglior funzionamento di questa società e di come quest'ultime debbano in tutti i modi lottare per la loro autonomia. Una donna non può affrontare l'esperienza del matrimonio senza prima aver costruito con il suo lavoro una possibilità di vita per lei stessa. Marina Terragni, impegnata nella campagna elettorale a Milano, ha parlato della propria esperienza milanese, di come non basti essere solo donna, ma anche agire come tale. Intanto ho avuto piacere di conoscere la Presidente della Regione Umbria, ho capito la difficoltà, però sento la sua ricerca di un modo diverso di fare la politica, che come Presidente di Regione è una fatica, immagino, molto grande. L'altra cosa che volevo dire è che essere donne in politica è importante se tu ci sei sentendo che la tua libertà e la tua forza viene dal fatto di essere donna e non dal fatto di essere omologa a un uomo e di dover nascondere l'essere donna. E abbiamo invece molte politiche, direi la gran parte delle politiche, che ritengono di trarre la loro fasulla forza dal fatto di sentirsi pari, uguali agli uomini. La terza cosa che voglio dire è che venendo qui ho percepito più forte il senso della differenza di quello che stiamo facendo a Milano. Ho capito che lì stiamo veramente sperimentando qualcosa di nuovo, spero in parte di averlo comunicato, però ho proprio la sensazione forte che di lì uscirà qualcosa di buono per tutto il paese. Infine, Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria, parlato della sua esperienza di donna nelle istituzioni e quindi di governo effettivo delle cose. Una presenza sempre minoritaria in Italia, che vede per esempio solo 5-600 sindaci donne su 8.000 comuni. Ma un'iniziativa molto importante che ci chiama a responsabilità, noi donne che siamo nelle istituzioni e quindi nelle azioni di governo e nelle scelte politiche, siamo chiamate anche ad una coerenza di scelte che vanno nella direzione di migliorare le opportunità e le condizioni di vita di tutte le donne, delle altre donne, e più complessivamente di intervenire anche per migliorare le condizioni della società. Politiche del lavoro, politiche della salute, politiche dei servizi sociali, politiche della formazione, politiche economiche, tutte queste hanno a che fare con la vita delle donne, con le loro opportunità, con la possibilità di avere un lavoro, con la possibilità di essere madri, con la possibilità di avere una rete dei servizi, con la possibilità di avere una tutela della salute specifica che riconosca anche la peculiarità delle donne. Dall'altro, gli interventi, in modo particolare di Alessandra Bocchetti, ci chiamano ad una riflessione, ad un'elaborazione anche di pensiero. Questo tema del governo delle donne, quindi di una società che è fatta di uomini e di donne, e quindi anche nelle scelte politiche tener conto della differenza e della specificità anche delle donne, credo che sia ancora oggi una grande questione centrale nella politica. E poi una riflessione, se vogliamo, più ovvia e più scontata, ma su cui c'è molto da fare, che forse le istituzioni e la politica in generale ha più bisogno della concretezza e dell'agire delle donne anche all'interno delle istituzioni stesse.